E il Napoli al Maradona mette la freccia per lo scudetto, vince anche contro la Roma 2-1 e va a più 13 dall'Inter seconda. Diciamo che ormai ha messo un'ipoteca a questo campionato, mancano sì 18 partite, quindi può succedere di tutto, ma considerando che quelle dietro, Inter, Milan, Lazio, Roma e Atalanta non sono per niente continue, il Napoli, anche fosse un pochino di più, con questo vantaggio, cioè 4 partite e mezzo, credo che possa gestire tranquillamente il prosieguo del campionato. Roma che perde e vede svanire il sogno di raccogliere comunque un punto al Maradona. Nel finale, una Roma che resta a 37 punti, quindi ad un punto dalla zona Champions, con Lazio, Atalanta e Milan che sono davanti, ma la classifica è cortissima e sarà una lotta, credo, fino all'ultima giornata per il quarto posto. Quindi c'è bagarre e sarà sicuramente interessante vedere come andrà avanti questa lotta. Oggi, ovviamente, migliori formazioni possibili. Napoli che ha schierato questo 4-3-3 con Meretti in porta, Di Lorenzo, Rahmani, Kim e Malouin in difesa. Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia lì davanti. Roma invece solito 3-5-2 o 3-4-2-1, diciamo, con Rui Patricio in porta, Ibañez, Smalling e Mancini in difesa, Spinazzola e Zalewski sulle fasce con Matic e Cristante sulla mediana, Pellegrini e Dybala dietro Abraham. Tra l'altro, ecco, adesso che mi viene in mente, prossima giornata in cui la Roma ospiterà l'Empoli, parità da vincere. Il Napoli invece andrà in Liguria contro lo Spezia, trasferta abbastanza ostica. Ma a parte questo, credo ci siano anche gli impegni di Coppa, soprattutto per il Napoli. No, il Napoli in realtà è uscito con la Cremonese, cosa dico? Soprattutto per la Roma, però poi anche lì se ne parlerà. Allora, vittoria che ci sta. Tutto sommato è meritato. Napoli che ha peccato oggi, diciamo, nella mancanza di incisività e cattiveria nel chiudere la partita, perché ha avuto le occasioni per chiuderla anche a ripartenza, a tratti ha sofferto, ma in realtà soprattutto sui piazzati, poi non è che abbia sofferto tantissimo in termini, diciamo, di gioco. Un Napoli in controllo durante l'arco del secondo tempo che la partita la doveva chiudere prima, ecco, perché poi, come è successo, un cross sul secondo palo che con Lozano, che non sa difendere giustamente, si fa anticipare e prendi gol, può capitare in qualsiasi momento, quindi sono gare che ovviamente vanno chiuse e Napoli che ha peccato un po' in questo, ma tutto sommato la vittoria è meritata, nonostante sottolineerei una buona Roma che comunque ha lottato fino alla fine e devo dire non mi è dispiaciuta. La Roma solitamente a me non entusiasma, oggi in campo c'era, era abbastanza presente e non mi è dispiaciuta per nulla. Un primo tempo in cui il Napoli fa la partita e come al solito spinge bene sulle fasce, riesce ad essere tutto sommato pericolosa. Una Roma che a tratti pressa bene, ora ne parliamo, però diciamo che fatica a creare grandi presupposti se non poi su errori avversari e quindi ribaltamenti di fronte. Ecco, la prima occasione vera e propria è un po' un'occasione particolare perché al dodicesimo lancio di Spinazzola con Kim che anticipa sia Abraham che Meretti in uscita e quasi si fa autogol, rischio veramente enorme, però tutto sommato al di là di questa occasione un po' particolare, i primi minuti prima del gol di Osimhen sono abbastanza equilibrati, una Roma che pressa alto, lo fa anche abbastanza bene, è aggressiva nei contrasti, soprattutto a centrocampo lavora tutto sommato bene e Napoli che fa girare la palla e che tutto sommato fatica nel creare grandi presupposti, ripeto, proprio per via della buona aggressività e della buona presenza in campo della Roma. Una Roma che poi in fase di possesso spesso cerca Abraham con questi lanci lunghi, però ecco, Abraham oggi è stato ben ingabbiato da Rahmani e Kim. Ma è Napoli a trovare il gol al 17esimo, grazie a una buona azione combinata sulla sinistra con Marirui che in buca per Kvaratskhelia, male forse un po' Zalewski, che è salito un po' troppo in pressione, se vogliamo, lasciando quindi il filtrante per Kvaratskhelia che la mette in mezzo,
anzi sul secondo palo, Osimhen la stoppa di petto, poi di coscia e tiro al volo fantasmagorico, fantascientifico, che sblocca il match, Malí Ibáñez in marcatura e 1-0 Napoli. Un Napoli che spinge molto da questa parte, Roma che subisce il colpo a livello psicologico, tanto che infatti abbassa il baricentro, abbassa l'intensità della pressione, e Napoli che gestisce la partita facendo girare palla e abbassando anche un po' i ritmi della gara. Nel finale invece la Roma torna forte, esce un po' da un momento di impasse mentale e torna a pressare alto, torna a giocare con intensità, si alzano anche i ritmi della partita, nonostante poi le occasioni non siano tantissime, se non con tiri da fuori oppure uno importante con Osimhen, un colpo di testa se non vado errato nel finale, e Roma che poi in pieno recupero ha l'occasione per pareggiarla. Da un errore di Kim che sbaglia il rilancio, recupera palla Dybala, il quale trova Pellegrini che crossa sul secondo palo, arriva Spinazzola che ci prova al volo e respinge bene Meret. Diciamo che se avesse preso gol sarebbero state molte colpe del portiere, però ecco, Napoli che ha rischiato un pochino su una palla persa proprio quasi allo scadere del primo tempo. Un secondo tempo abbastanza equilibrato invece, dove nei primi minuti le squadre se la giocano alla pari, Napoli che riesce ad essere più pericoloso, riesce ad arrivare più facilmente se vogliamo al tiro, mentre la Roma fatica soprattutto, o meglio, non sfrutta bene i piazzati. Io mi riferisco poi nei primi 15 minuti perché, come sempre, le partite le analizzo tra mille virgolette di 15 minuti in 15 minuti, perché credo che poi più o meno sia quello l'arco di una partita. Comunque, al di là di questo, ecco una Roma che ha sprecato diversi piazzati, soprattutto poi al 62esimo, due piazzati consecutivi in cui occasioni clamorose per poter pareggiarla. Il Napoli riesce a reggere in qualche modo e ha un'occasione importantissima per chiuderla con Lozano in ripartenza. Poteva seguire Kvaratskhelia, poteva seguire Kim, tiro, ottima risposta di Rui Patricio, però poteva, diciamo, seguire i compagni messi e posizionati un pochino meglio, se vogliamo, per chiudere la partita. Comunque, Napoli che in questa fase un po' scoperto sulla destra, perché con l'ingresso di El Shaarawy, loro che da quella parte spingono di più, Napoli un pochino l'ha sofferta questa cosa, in una fase di gara un po' bruttina perché entrambe commettono degli errori nella parte centrale del secondo tempo. Napoli che piano piano assume il controllo della partita e riesce anche per via un po' di un calo, di una scelta della Roma di non continuare a pressare alto, bensì di cercare di abbassarsi per sfruttare poi le ripartenze. Ecco che nel finale si vede un Napoli che ci prova, soprattutto poi dopo il pareggio. Tra l'altro, un pareggio conseguente all'infortunio muscolare di Ebram, speriamo che non sia nulla di grave anche per il mio fantacalcio. Comunque, al 74esimo arriva il pari con questo cross di Mancini che si era sovrapposto bene sulla destra, libera Kim di testa, alto cross di Zalewski sul secondo palo, dove Shaarawy anticipa Lozano e trova il gol del pareggio. Un Lozano che in quella fase, ripeto, non era riuscito a assolutamente fare una buona fase difensiva e in quei minuti anche precedenti al gol. E Napoli che però non subisce il gol a livello mentale, anzi, con i cambi entra gente fresca, gente vogliosa e si vede perché il Napoli tenta di trovare il vantaggio, rischia qualcosina perché la Roma si mette lì dietro e cerca di sfruttare gli errori avversari per poter ripartire, ma Napoli che è brava a trovare il vantaggio, poi nel finale a soffrire un pochino l'arrembaggio, il tentativo di arrembaggio della Roma, però poi si conclude nulla di fatto. Ma come dicevo, 2-1 del Napoli all'85esimo, con questa buona azione, tra linee bravo di Lorenzo a servire Zielinski, male Tahirovic che non pressa bene secondo me. Poi Zielinski trova bene Simeone che si gira e segna di sinistro, bellissimo gol sotto al 7, male sicuramente Smalling in marcatura, comunque non sono riusciti i difensori della Roma ad ingabbiarlo bene perché ha avuto il tempo l'attaccante ex Verona di girarsi, di tirare in porta, cosa che non si può concedere, ecco, che sia Simeone, che sia
Paloschi, però non si possono concedere queste occasioni. Quindi la Roma ha avuto anche le sue, diciamo, pecche, e tutto sommato si è arrivata a questa vittoria che per il Napoli è, diciamo, meritata. Nonostante, ripeto, la Roma non mi sia dispiaciuta e comunque abbia lottato e se la sia giocata alla pari. Tiri 11 a 11, tiri in porta 6 a 3, possesso palla 56-44, occasioni pericolose 4 a 3, mini pagelle bene Kim, al di là poi di quella mezza papera che sta per fare un autogol assurdo, però tutto sommato bravo nei contrasti aerei, negli anticipi, non mi è dispiaciuto. Anche Zielinski oggi tanta qualità, ha fatto anche l'assist per il gol di Simeone e buona prestazione. Matic mi è piaciuto, ha fatto un buon lavoro a centrocampo, in fase di interdizione, di ripulitura, diciamo, delle azioni, mi è piaciuto. Così come anche il Shaarawy, che è entrato bene in partita, ha dato tanti grattacapi alla difesa del Napoli, e poi ovviamente il culmine di ciò è il gol. Malang Issa, che l'ho visto un po' sottotono quest'oggi, è un po' calato nel secondo tempo, forse andava tolto perché, non dico fosse fuori condizione, però qualche errorino l'aveva commesso nell'arco del match e non mi è piaciuto tanto. Nella Roma invece vi dico Dybala leggermente sottotono, perché ad un giocatore come lui mi aspetto una giocata, mi aspetto qualcosa di diverso. Discorso uguale per Pellegrini, che sono ormai diverse partite che guardo della Roma, quindi di Pellegrini che non mi piace per niente, ragazzi. Ma si vede anche dai calci d'angolo come li batte. Non so se sia una scelta quella di batterli così a mezza altezza sul primo palo, però. Cioè, non lo so, Pellegrini nell'ultimo periodo, almeno nelle ultime partite che ho visto, non lo so, non riesce a incidere, non riesce a dare qualcosa in più alla squadra. Anche Abraham poteva fare qualcosa in più, ha sofferto un pochino nell'uno contro uno con gli avversari, poco servito, è servito anche abbastanza male, per carità, però malino. Migliore in campo Smalling, vi dico invece, nonostante prima vi ho detto l'errore sul gol, però non è che un mezzo errore, allora cambia il voto da 7 a 3. Per me Smalling ha fatto veramente una bella partita. Ha vinto diversi duelli sia con Osimhen che anche con Simeone. Poi è riuscito a uscirne fuori molto bene. E devo dire che difensivamente ha fatto una buona partita Smalling, quindi bene. Peggiore Lozano che ha sprecato negli ultimi metri. Poi anche lui colpevole sul gol, per carità, non è un difensore. E su questo non ci piove, però comunque nei momenti in cui si trova lì, nei momenti in cui gli è richiesto di fare la fase difensiva, mi dispiace, ma l'errore lo ha commesso comunque nel farsi anticipare così. Tutto sommato, io comunque mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, Tirea.